sono col grande Pippo Franco, persona che voglio bene e stimo perché è un grande maestro non solo di televisione, di comicità e di cinema, ma una sensibilità artistica che pochi conoscono perché è veramente spessa. E se dico spesso, io ho vissuto una vita con Vittorio, credetemi. Siamo a Michele Fatà. Quest'opera è particolare perché è un'esplosione di colore, in quanto ne sono due, a dire il vero. Guarda quanta forza e quanta energia l'artista pugliese ha voluto mettere all'interno delle sue due opere. Grazie, è un argomento che mi appartiene, nel senso che ho studiato al liceo artistico, all'Accademia, sono stato amico di Guttuso. In questo lavoro molto particolare ci sono molte cose da dire, ma per fare una sintesi, tutti diciamo questi scoppi che ci sono e questi movimenti di colore sono un elemento fortemente emotivo, e quello che conta è il rosso, che è un colore determinante per la pittura. Bisogna saperlo usare, e qua è stato usato veramente molto bene. E siamo a Carlo Freddi, che ci presenta questi giochi di luci con un omaggio al luogo sacro dove siamo, che c'è una croce particolare. Sì, qui c'è due mondi che si incontrano, che possono essere la luna, anche la luna, il sole, la terra e il mare, e che si muovono, vibrano proprio per come è vivo questo lavoro. Simonetta Pozzati fa l'Albero della Gioia, lo fa con maestria perché veramente riempie il cuore di luce. Un lavoro pensato, dove il pensiero si espande anche nella creatività. Pensato perché molte cose sono come dire, incluse in una sorta di geometria che invece poi esplode in una sorta di albero della vita. Marcello Trenzi ci parla di compagnia, di socialità, quanto ci è mancato in questi due anni in ballare, stare assieme, abbracciarci. La donna rappresentata veramente con pochi tratti, è un lavoro essenziale, non è, insomma, è molto partecipato, molto emotivo, perché è fatto anche di tanti movimenti, quindi è la vita in movimento dove la donna è protagonista. Mirko Roncelli, il nostro amico artista di Bergamo, ci fa due materici e lo fa veramente con maestria. Anche qua ci sono due mondi legati al senso geometrico del pensiero, perché il pensiero è anche la logica in sostanza, e la logica sta appunto in come le cose sono state raccontate, ed è ci sono pure la rete, ci sono dei simboli importanti. Luca Nassan, del Sudafrica, di Cape Town, un giovane artista talentuoso, ci fa Dreaming Tokyo. Direi che la firma in qualche modo è questo albero nero che compare da solo, perché se immaginate il lavoro senza l'albero è tutta un'altra cosa. In questo senso invece vuole evidentemente, perlomeno è così la mia visione artistica, ma credo sia anche la sua, rappresentare la natura nella sua interezza con l'albero che cresce indipendentemente da noi. Una dolcezza di tratti di Alma Fascio, di Chivasso, si fa un paesaggio meraviglioso con dei colori a dir poco suggestivi. Persona che esprime un animo particolarmente delicato, perché racconta queste montagne, questo cielo rivisitato secondo un senso razionale, quindi è nello stesso tempo sia razionale che irrazionale ed emotivo. Anche qua, come vedete, questo rosa, questo rosso è determinante, perché se non ci fosse il lavoro avrebbe tutt'altro senso. Felice Angelino invece fa diventare la fotografia un dipinto di queste immagini meravigliose che fino a proprio alla fine. È una sorta di iperrealismo che però è anche molto astratto, malgrado appunto la figurazione sia ben fatta. Bellissimi i colori, e sono stati degli oggetti, sono ritratti in un momento particolare, come fosse un momento particolare della giornata, una luce particolare. In modo particolare, cioè, mi riferisco
anche a quelle foglie, che però sono foglie un po' andate in qualche modo, come se rappresentassero la nostra vita, che è destinata ad andare sempre oltre. L'interpretazione dell'ultima scena di Ottorino Stefanini, che è molto simpatica ed originale, devo dire. Ricorda una sorta di orchestra interiore, perché c'è armonia in tutto questo, sia sopra che sotto, con questo rosso che vibra, e il rosso è tendenzialmente il colore dello spirito, il colore che rappresenta molte cose, ma in questo caso a questo rappresenta, come qua ci sono tre dimensioni, c'è la donna, l'aquila che è un'altra dimensione, e gli occhi che però sono sempre gli occhi della donna in qualche modo. Armonia, canto e ampiezza di vedute. Sì, infatti ora parlavamo di Paola Riva con la sua Rinascita, che è di Lecco. Andando avanti, l'artista coreana, Hea Gan Jim, ci fa Walking Too in particolare. È sempre una apertura, in qualche modo rappresenta un'uscita dal tunnel, però il tunnel è visto molto artisticamente, perché è visto con una creatività e un movimento che non desta inquietudini, però io vedo questa uscita con quell'azzurro e quella speranza, piccola luce da un tunnel dal quale usciamo sempre, ogni giorno della nostra vita. Gianfranco De Palos, artista romano, ci fa nonostante l'età, ci fa un pezzo molto bello, come se fosse uno studente ventenne dell'Accademia, straordinario. Sì, è una pittura materica, priva di colore, ma il colore qua non serve, perché ci ricorda in un certo senso il tempo, ed è una rivisitazione dell'orologio, di tutto quello che si muove e anche delle sfere che muovono l'universo. Enrico Pizzoli, simpatico, ci fa un'opera con ritratti di giornale che fa riflettere molto in questo periodo di informazione. Sì, certamente la scuola di Rotella non è stata dimenticata, e qui non solo viene ripresa, ma a quella visione appunto del manifesto, delle cose scritte, si aggiungono tutti questi colori che sono tutti quei movimenti rutilanti della nostra esistenza, che hanno una velocità che non possiamo nemmeno immaginare, infatti non è immaginabile, però si vede e si percepisce. La brava Ahmed Hassan di Bengasi ci porta un'opera di forte impatto. Sì, di forte impatto, e c'è questo occhio che è decisamente femminile, chiuso in una sorta di cesto, che la dice lunga, e anche i due colori, questo giallo e questo nero, danno forza a questa sorta di prigionia, ma che prigionia non è, perché l'occhio vede e vede tutto. Giuseppe Greg invece è un odontoiatrico, però ci fa un'opera particolare, Pensiero. In effetti è un pensiero in sintesi, perché sono tre cose diverse, completamente, totalmente diverse fra loro, però sono unite anche da questo fondale, e quindi c'è qualcosa che unisce il pensiero, ma il pensiero è ben rappresentato e sintetizzato da tre elementi in movimento, perché svagolano nel vuoto e sono decisamente, come dire, è sempre quello che noi rincorriamo in qualche modo, forse è il pensiero che rincorre noi. Giuseppe Rotondi invece, artista molto delicato dal tratto, ci fa queste due opere particolari, lui di Cerro Maggiore. Stai parlando di questo? Lui, di entrambi, esatto. Sono creatività poliedrica, perché racconta l'insieme, o meglio il mondo mischiato, il mondo in movimento, ed è una bicicletta che però è uno che sta su una bicicletta, ma vive tutto quello che è il suo pensiero, il quadro che abbiamo visto prima, in pratica guida, in sostanza, non guida soltanto la bicicletta, ma è
tutto un movimento. Questo è l'esatto opposto. Dobbiamo fare tante opere. Prego, l'esatto opposto di quello, questa è una sorta di solitudine. Sono due cose diverse e opposte. Conviene andare un po' più succinti, altrimenti non troppo di quello, perché Pasquale Bova dice che Renato ci fa queste due opere di forte impatto. Certo, qui c'è pure qua una sintesi femminile, è un altro elemento che raccoglie molti mondi, quindi sono, come dire, mondi diversi che però si compendiano, ma quella vibra particolarmente perché anche un po' di pittura materica, e quel rosso parla profondamente, come ho detto prima. Ricordando Basquiat, John Sebastian Ruffio di El Salvador ci fa queste due opere coloratissime, divertentissime. È il mondo di oggi, ed è, c'è poco da dire, il mondo di oggi è rappresentato da tutto quello che c'è qua dentro, perché è anche un mondo particolarmente articolato che dobbiamo affrontare e vivere, con il quale appunto dobbiamo cercare di stare bene. Opera d'arte proprio perché rappresenta l'oggi. Passiamo alla scultura con Axel Becker, che è qui, seguitemi un attimo. Guarda che meraviglia, un'opera fatta in scultura in carbonio, guarda che eleganza. E lui è di Francoforte. Beh, il lavoro, intanto per come è stato realizzato, non è facile realizzare una, diciamo, un'opera di questo tipo. Lo si può vedere sotto molti profili, e sotto il profilo figurativo, ma anche sotto il profilo astratto. Perché figurativamente potrebbe essere il viso di un uomo o di una persona, mentre quello astratto è proprio che qui dentro passa l'aria, e quindi è proprio esattamente come siamo noi, il pieno e il vuoto. Adesso passiamo a delle foto suggestive di Pippo, di un fotografo particolare, perché fanno molto riflettere Pippo, visto il tema importante della guerra, e di parte Mario Ubaldino. Sì, qui siamo... parliamo di questo o di quelli? Entrambi. Sì, sono due cose diverse che però rappresentano la stessa realtà, e cioè l'interpretazione della nostra storia in qualche modo, la nostra storia di ieri, che è questa, con la presenza appunto di queste mani che la dicono lunga. Ciascuno può pensare che cosa vuole a proposito appunto di questo lavoro, e la nostra storia di oggi che è fatta di questo movimento, di queste, diciamo, di questo fotografo bianco e nero essenziale, totale, e i bambini che alzano le mani. Sono molti i significati che si possono dare a questi lavori, ma molte opere vivono proprio di questo, sono ricche di significati, ma mi sembra proprio evidente che qua parliamo di bianco e nero, di essenzialità e di storia sia antica che moderna. Manuel Santini ci fa sul lago un'opera quasi con uno stile daliniano, che due amici si proiettano nel futuro. Sì, c'è qualcosa appunto di surreale, sono due figure che stanno davanti al mare, insomma, quindi come fossero due maschere, sono però viste dal di dietro, e questo è ancora più interessante perché parlano da sole. Un quadro molto bello del maestro Ezio Baracchi che si chiama Ambiente. Anche loro sono queste due donne che guardano pur sempre l'infinito, e lo guardano da dietro, e c'è molta, come dire, matematica in questo lavoro, cioè pensato con un senso logico, però vive di una vibrazione che è anche l'esatto opposto, perché attraverso appunto la logica si arriva anche attraverso la logica si arriva a rappresentare l'opera d'arte caratterizzata da un'armonia di colori non indifferente. E siamo Luciano Mancuso che ci fa La Medusa, fra Caravaggio e Versace, guarda che meraviglia.
Sì, è un lavoro che fa riflettere prima di tutto per come sulla materia che ha usato, e cioè ha una forma rotonda, come fosse uno scudo in qualche modo, ed è quella figura mitica dalla quale dobbiamo sempre guardarci, e lo ha fatto anche con, diciamo, con dei colori particolari. Ha reinventato una realtà che è assolutamente nota nella storia dell'uomo, e parla con estrema chiarezza, e parla di attenzione, insomma, perché ti entra dentro, è anche inquietante, ed è questo il senso dell'opera. Un autoritratto della brava Ivana Dominica, artista di Varsavia. È una donna che ti guarda, è interessante gli occhi, perché ti guarda nel senso che se tu ti muovi a destra o a sinistra continua a guardarti negli occhi, però intorno alla donna ci sono delle cose astratte, c'è i capelli e alcuni tratti sono fatti proprio con una pittura che non è figurativa ma è astratta, e quindi c'è l'insieme di due realtà. Vanessa Cioni, la più giovane della mostra, ha 18 anni, in particolare ci fa penetrante e la danza, come se volesse curarsi con l'arte terapia. Sì, la possiamo considerare una terapia, nel senso che gli occhi che ti guardano, anche questi, insomma, ti interrogano, sono di due colori diversi, come a significare l'ampiezza e la diversità, insomma, della vita. Qui, certo, e qui sotto c'è questo fondo oro con il verde, e sono due colori importanti, perché l'oro solitamente rappresenta, se vogliamo, il paradiso per certi versi, e il verde rappresenta la natura, la vita. Un'esplosione di colori meravigliosi, quella di Barbara Nana con il suo mondo di pensieri, ed è tutto qui. Sì, i pensieri di Barbara sono molto molto pensati, articolati, per così dire, articolati, ma sono anche particolarmente costruiti, perché ogni cosa ha un movimento, una sua dimensione, un suo spazio, e ha diviso tutto, tutte cose molto diverse fra loro, rendendo però l'opera omogenea, perché quello che arriva è, diciamo, il senso dell'opera, che è fatta di moltissime cose, una persona che pensa molto ma che dà anche spazio alla potenzialità creativa. Siliano Persoglia ci fa un bell'anziano che ha le mani sul volto, è un'opera fatta di tutti i mascherini, quindi una bella riflessione, una metafora. Sì, è fatta anche questa in termini geometrici, in pratica. Quello che colpisce appunto è il pensiero, è il raziocinio, e quindi rappresenta, secondo me, il raziocinio e la disperazione che spesso il raziocinio ti obbliga a percorrere, perché la vita non è fatta soltanto di raziocinio, ha appunto addirittura nella mente ha degli elementi, come se la mente fosse in qualche modo, se una maschera fosse collegata a qualcosa, ma è la disperazione del raziocinio quando il raziocinio non riesce a uscire dalla trappola dell'uomo di oggi. Alessandra Candriella di Udine ci fa la sua neve, lo fa in modo molto elegante. Che cos'è questa? Neve di Alessandra Candriella. Ecco, certo. Neve, è di Udine. Eh sì, sono diversi mondi anche questi, che ciascuno dei quali vibra, stanno bene fra loro, nella stessa misura in cui sono mondi diversi. È sempre questo rosso di fondo è determinante, perché senza questo il lavoro non avrebbe, diciamo, questa forza, ma è proprio una rappresentazione di oggi, non di più, veramente lo Koffi Dussou di Niger, un caro amico bravissimo dell'Africa, che rappresenta il suo mondo attraverso queste opere così colorate, vive come se fossero delle persone che fossero qui con noi. Sì, si avverte il luogo e quella cultura, come dire, dove c'è caldo, dove c'è
gioia, colore, vita, colore, ma soprattutto c'è sempre questo desiderio che non è un colore solo, come quello precedente appunto che abbiamo visto, ma è quell'insieme di colore, di luce, di notte, di giorno e anche di allegrezza e soprattutto del qui ed ora, perché queste sono zone dove si vive sostanzialmente il qui ed ora, ma il qui ed ora è talmente ricco di elementi di tutti i tipi che non può che essere così, parla da solo. Questo è il nostro banner del padiglione Esposito. Adesso siamo a Rosario Donato, che è di Castrovizzeri, che ci fa due opere significative. È la stessa autrice, che fa appunto anche qui, spesso gli artisti hanno diciamo più valenze. Queste sono due cose che a guardarle sembrano fatte da due persone diverse. Viceversa, il contenuto dell'opera e delle due opere è lo stesso, nel senso che qui la donna viene rappresentata chiusa come fosse un pesce in un'acqua dalla quale sarà difficile uscire, e qui la donna ti guarda interrogativamente in un mondo che si muove intorno a lei e che è probabilmente anche di difficile comprensione, insomma, ma quell'occhio esprime anche una sorta di malinconia, di preoccupazione che mi sembra venga bene fuori. Nelli Fonte, la completa incarnazione è lei siciliana di Siracusa, un quadro romantico molto dolce, un tramonto meraviglioso. Sì, potrebbe ricordare in qualche modo anche il paradiso, se vogliamo, perché l'uomo e la donna che insomma si amano con evidenza, e potrebbe essere diciamo il tramonto di un paradiso, ma fatto con due tecniche, per così dire. Una è una tecnica descrittiva, l'altra invece è essenziale, sembra vivere solamente di segni, ma racconta tutto come si muove la vita. Lorena Di Valetto ci fa il desiderio violento, lei è di Meolo, in provincia di Venezia, e fa questa donna seducente e sexy. La donna seducente e sexy che probabilmente si specchia, che si sta toccando in qualche modo e sa, conosce bene se stessa, però vive in uno spazio dove ci sono delle mani, dei tratti delle mani, sono mani fugaci, mani improvvise, mani che non avrebbero dovuto esserci, ma invece ci sono. Quindi una donna che mentre appunto si trucca guarda addentro il mondo che è di fuori, rappresentato appunto da quelle mani, ciascuno ci metta quello che crede. Valentina Cirala gioca con l'immagine, ci fa questo bel dipinto molto originale, particolare, che mi piace molto. Ricorda la nostra storia in sostanza, perché ricorda gli anni 70, gli anni 80, li fa rivivere anche per come è vestita la donna, insomma, ed è un lavoro vicino alla metafisica, perché è seduta su un alimento senza il quale non possiamo vivere, e anche sembra che questo alimento agisca sul sapore della bocca, quando si ha l'acquolino in bocca in qualche modo, che è tradotto in un ombrello. È veramente un'opera geniale, perché il sapore sta in un ombrello dal quale scende appunto lo stesso alimento sul quale lei è seduta. Cerchiamo di essere un po' più concisi, se no la conferenza mi dica Teomanovic. Invece da queste due opere, Abbraccio e il freddo dentro, sì. Seguono varie fotografie, invece la brava artista di Belgrado ci rappresenta due dipinti. Volendo andare veloci, questi sono due particolari, possiamo ripartire da Gnoli, che è un artista che faceva solamente dei particolari, e i particolari sono fortemente movimentati e sono in bianco e nero. Il fatto che sembra una fotografia è proprio una scelta molto molto precisa e audace.
Il maestro Gastone Bai di Sarteano ci fa quattro materici bellissimi di forte impatto. Sono tutte e quattro. Possiamo dire che nella sintesi, certo, il maestro usa anche una pittura materica senza la quale il lavoro sarebbe del tutto piatto, ed è ha un senso, diciamo, del dramma, se vogliamo, perché tutto quanto va a costruire un mondo estremamente particolare, articolato e difficile da percorrere. Siamo un artista, figlio di Sordomuti, ebreo, e Shalom Tuvia, con opere di grande significato. Il significato si può tradurre in quella protezione, sì, in quella difficoltà, in quella sorta di depressione che l'uomo deve in qualche modo affrontare, in quella sorta di dolore, a partire appunto da questo. Il bambino esprime questo, e anche di povertà, è il senso del dramma raccontato veramente molto bene. Adesso siamo in un momento dove si apre la natura, il mare, l'aria, come se ci si potesse curare con questi elementi basici. La Grazia Puccia in questa poesia Cascata delle due rocce. L'esatto opposto del dramma che abbiamo visto prima, quando quindi qua è rappresentato tutto, perché questa natura offre sempre la luna, offre l'acqua, offre le barche, offre le cascate, è il mondo dal quale viviamo e senza il quale non possiamo fare a meno di vivere, quindi è la bellezza della natura, la soluzione del dramma che è stato raccontato prima. Mirta Divinic, invece croata, ci fa Atmosfera, che è dell'opera qui sopra. Atmosfera, sì. L'atmosfera raccontata anche con una sorta di, come dire, di raziocinio. Perché il mare, quello che sembra il mare, sta in alto, oppure il cielo, e ti domandi qual è il cielo e qual è il mare, è tutto quanto, come dire, tutto è sovrapposto, ma fa parte sempre dell'atmosfera. Maria Elena Rocchetto ci fa un omaggio a Venezia, questi due binari, come se fosse in contrapposizione. Sì, come si era detto prima, sì. Appunto, è comunque la bellezza della vita che va goduta. Poi, mentre Dorella Torelli ci fa quest'albero particolare, questa barca grandissima in un mare profondo. L'albero non può che essere un albero verde, forte, secolare. Sì, l'albero della vita, insomma, no? Secolare, perché si vede la base. Che la base, nella base è fatta di tanti elementi. E quelli sono gli uomini che in un certo senso possono somigliare a quest'albero, perché stanno probabilmente attraversando il mare, sembra una barca, sì, piena di persone, e quindi la vita sembra proprio essere un albero.